Buongiorno mondo, come mi è mancato vloggare, come mi manca YouTube. Bentornati nel canale di Chiara Lady Boss. Per contenuti su New York, anteprime, eventi e Stati Uniti d'America, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto. Sto per farmi un test a Times Square, intrattenimento assicurato. Yeah. I'm not from YouTube. I'm from Japan. Arigato. Chiara, I'm cousin. Da casa in Giappone. E fila pochissima, il posto si chiama TCS, fa test tutti i giorni, non so perché ci sia poca fila. Visto che vi voglio portare con me nel 2022, ho deciso di trascorrere l'ultima settimana del 2021 portandovi in giro per la città a scoprire cose nuove e fare nuove esperienze insieme. Andiamo in giro tra i miei tour, preview, notte di Capodanno a Times Square, fa coriandoli e festeggiamenti. Let's go! Brookfield Place! Siamo a due passi dal The Lodge, che è uno spazio temporaneo per il Natale. Dietro al The Lodge, pista a pattinaggio e lo spettacolo natalizio delle Luminaries. Che devo dire? Raccontaci! Cosa? Cosa stai facendo? Dove stiamo andando? Al treno, alla metro. Brava! E dove siamo stati? Non lo so, come si chiama? Financial District. Financial District. Ah, un centro commerciale. Quartiere finanziario. Con la nostra super guida, Chiara, ciao. Grazie. Siamo stati benissimo. La cosa che ti è piaciuta di più a te, io so qual è. Crowns and Tavern. Sì, è una cosa meravigliosa. Abbiamo bevuto un bicchierino di vino di mattina. Ed è tutto bellissimo, tutto qui, bellissimo. Tutto bellissimo, sì. Dalla Toscana a New York, sì. Finalmente ripreso a fare i tour reali non virtuali dopo quasi 2 anni di stop, in cui ho lavorato tantissimo su contenuti, lavoro da media, ho fatto tanto anche con il blog, ho lavorato su me stesso, ho fatto dei corsi. Sono strafelice di essere tornata su YouTube, spero di rimanerci. Ho appena fatto spesa da Whole Foods, alla mia destra Brian Park. Ci facciamo un salto. Continuano le esperienze nuove a New York in quest'ultima settimana del 2021. Sto per salire al One Times Square, dove c'è la palla e numeri 2022, quindi 2022, proprio qua sopra. Let's go! Si entra tramite la farmacia Walgreens e si arriva su al 22° piano. Sono felicissima! Let's go! Quella è la porta, usciamo da là. Dice solo aria ristretta, solo per il personale. Ok, let's go up. Hello, let's go up. Il nuovo design 2022 della sfera di Times Square celebra il dono della saggezza. Ogni anno lo speciale design dell'iconica sfera di Times Square viene rinnovato da una squadra di lavoratori che sostituiscono 192 dei 2688 pannelli di cristallo con nuovi e scintillanti triangoli rappresentanti le cose belle della vita. That was so cool! Grazie Times Square Alliance per l'invito, per avermi fatto salire qua, al One Times Square. Tempo di pranzo, ho preso una bowl da cava con mais, riso, insalata, Brussels sprouts, cavoli, pomodori e carote. E mi sono messa qui a mangiare a Bryant Park.
Tra un'ora ho tour e si va a Diker Heights per le luci di Natale. Allora, ci abbiamo Amalia che vuole una foto. È in tour da Lucca. Allora andiamo a chiedere, c'è un po' di gente qua che passa. Allora, il tuo desiderio per il 2022? Oddio, la salute. Number one. Number two? Number two, money. Number three? Transfer to New York. Ah, she wants to move. Si vuole trasferire a New York. Intanto facciamo vedere dove siamo. Nella casa di Lucy Spata, che nel 1986 ha iniziato la tradizione di Diker Heights. Hi Frank! Hey, hi. How's it going? Going well. I hope you enjoy the lights. How many lights do you have? Hard to say, but easily over 10,000. Over 10,000? Yeah. And why do you like to decorate your house? Well, it's a neighborhood tradition, and it's something that I've done every year since I've moved into the neighborhood. But especially the last couple of years, it's been very depressing and dismal time for people. So it gives something for people to look forward to. Some joy? Yes. And belief. And belief. Believe that there's better and brighter days ahead. I like it. Thank you. Grazie. Grazie, Frank. Due giorni di fila a Diker Heights, ho appena finito un tour live oggi. Si sta riempiendo di gente il quartiere di Brooklyn, con più decorazioni natalizie. Da quest'anno la novità è che ho conosciuto un altro proprietario di una delle case Diker Heights, che tra l'altro mi ha chiesto di fare contenuti per il suo canale Instagram. Quindi dal prossimo anno i tour includeranno anche lui. Countdown with us from 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Penultimo giorno del 2021 con un gruppo di marchigiani pronti a fare un salto per salutare il 2021. Ultimo giorno del 2021, buon 31 dicembre. Sono in zona Times Square a documentare un po' quello che sta accadendo nelle ore prima della notte. Sono felicissima di iniziare l'anno con un vlog che parla della mia ultima settimana del 2021 a New York, con l'augurio che ci siano molti più vlog in questo nuovo anno, nel 2022. Un augurio a voi speciale di trovare quello che state cercando e anche di imparare sempre più cose per evolvere. Per chi ancora non lo sapesse, il mese scorso ho lanciato il mio primo ebook che parla di trasferimenti negli USA e visti non immigrant. Sono 20 tipi diversi di visti. Ci sono anche informazioni su trasferimenti per lavoro, piacere e studio. Lascio il link nell'info box. Ok, siamo entrati nell'area privata, che questo è accessibile solo se hai il Media and Press Pass, ovvero questo. La situazione vuoto, c'è solo press da queste parti. E comunicazione interna, io sto cercando un intern che si occupi dell'editing dei miei video YouTube. Requisiti: parli italiano e inglese, conosca New York, ma non per conoscere, per conoscere. Meglio se fosse a New York, ma va bene anche se in Italia. Cioè, 10 gradi l'ultimo dell'anno, una roba spettacolare. Direzione Times Square. Sono le 9:15. In Italia è già 2022. Noi siamo ancora nel passato. Voi siete nel futuro. C'è una pace assurda.
Situazione alle 10 di sera su Sesta Avenue. C'è gente ovunque, transenne ovunque e polizia ovunque. Sono a due passi da Radio City Music Hall e Rockefeller Center. L'entrata per Media Press è su 46esima strada. Sono a 5 blocchi. Canale nel 2022, lasciatemelo qua scritto nei commenti, e se non siete ancora iscritti al canale fatelo adesso e attivate la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. Al prossimo vlog, tanti baci, bye!